i colori che io vedo sono colori reali o sono colori artefatti e non sono, sono falsati o altro. Allora, i colori degli oggetti noi non sappiamo realmente quali sono, quindi non sappiamo realmente Andromeda di che colore è, Orione di che colore è, compagnia bella. Cioè, quello che noi sappiamo è che quello che arriva su una camera reflex o su una camera CCD o una CMOS, che sarebbero i sensori delle camere per intenderci, sono comunque, loro vanno a catturare un segnale che poi viene elaborato con dei software, diciamo, specifici, oppure con Photoshop, Gimp e altro, diciamo, non si può divertire. Ovviamente la fotografia, io dico sempre una cosa, la fotografia è espressione di se stessi, quindi io posso fare lo stesso soggetto come Giuseppe, come Marco, come Michele, però quando lo vado ad elaborare ognuno di noi ci vede qualcosa di diverso nella fotografia, quindi la fotografia è espressività. Quindi la prima cosa in cui dobbiamo partire dal presupposto per l'astrofotografia, io quando faccio un oggetto sto esprimendo qualcosa. Quindi posso esprimere, che ne so, a chi piacciono i colori caldi perché gli danno quel senso di tranquillità, di serenità, a chi piacciono i colori freddi. A volte dipende anche dallo stato d'animo in cui uno esprime, come l'artista quando fa una pennellata su una tela, no? Prende, dipinge e dipinge quello che lui sta facendo, cioè come Van Gogh che era un po' pazzoide, però Van Gogh comunque lui esprimeva sulla tela la sua interiorità quando ha fatto La notte stellata, il vaso coi fiori, le cose più famose, la stanza di Van Gogh. Sono i quadri più famosi che chiunque di noi li ha visti almeno una volta nella vita. Comunque, e quindi è la stessa cosa nell'astrofotografia. Quindi io prendo, scatto e ottengo un'immagine. Poi questa immagine la vado ad elaborare, cerco di tirare fuori da quell'immagine quanto più segnale possibile. Certo, poi entra in gioco la nostra bravura, la capacità di sapere elaborare con i software, la capacità di saper utilizzare i software. Come ti dicevo prima, che tu mi hai fatto la domanda, dici, ma il fondo del cielo è importante per l'astrofotografia? Il fondo del cielo è molto importante. Quanto più nero è il cielo, tanto più risultati riesci ad ottenere nell'astrofotografia. È come quando fanno la pubblicità delle TV, che ne so, colori brillanti, nero profondo, che vanno proprio ad indicare che il nero è il colore, diciamo, perfetto, che permette di esaltare tutto quello che c'è sul fondo, sì, sul fondo. Quindi tutto quello che è davanti al nero, il nero fa da fondale, viene messo in risalto. Quindi la cosa importante è quando noi andiamo a scattare, quindi, è stare attenti al cielo. Il cielo, diciamo, uno deve sempre cercare di non farlo uscire troppo giallognolo, troppo un bluastro che sembra quasi giorno, perché altrimenti quando poi vai a togliere, vai a vedere l'istogramma e quindi vai a togliere quella parte di chiarore, rischi che poi la fotografia o ti viene bruciata o ti viene saturata e quindi la perdi, perché non riesci a calibrare bene i colori, non riesci a calibrare bene tutto quello che, diciamo, dovresti tirare fuori dalla fotografia. Tipo come quando abbiamo fatto quella sera con Michele con l'ASI 294, siamo riusciti a fare determinate cose lavorando molto sull'istogramma. L'istogramma è una parte importante della fotografia, perché ti dice se sei sovraesposto, sottoesposto, e quindi ti dà dei segnali per ottenere un'immagine quanto più, diciamo, vicino alla perfezione possibile.
anche se comunque poi dopo dipende dal tipo di sensore, dal tipo di camera, dal tipo di inseguimento e quant'altro, perché poi ovviamente una cosa che dobbiamo imparare pure bene, le stelle più stanno vicino alla polare, più hanno un movimento lento, più sono lontani dalla polare, più hanno un movimento veloce. Questo che significa? Significa che la montatura, quando insegue, l'inseguimento meccanico è quello. Quindi, cosa succede? Quando io voglio fare una fotografia a lunga posa, se l'oggetto è vicino alla polare, la montatura sarà quanto più precisa possibile, perché ovviamente l'oggetto vicino alla polare si muove lentamente. Quindi io vedo che in certe porzioni di cielo riesco a ottenere senza guida 1 minuto, 2 minuti di esposizione, in certe porzioni di cielo si arriva a 20 e 30 secondi, già è tanto, perché ovviamente il movimento dell'oggetto che si trova al più lontano dalla stella Vicino polare, all'equatore, insomma, vicino vicino alla all'equatore, luce è celeste. più veloce. Quindi, infatti, se facciamo lo star trail sarebbe la fotografia che io punto la polare, la lascio la macchinetta in esposizione per, che ne so, 30 minuti, un'ora, e vedrò che vicino alla polare ci sono dei segnetti piccolini. Più ti allontani dalla polare, più questi segni curvati sono lunghi. Questo per indicare proprio che il movimento delle stelle che sono più lontane si sono mosse più velocemente.